Salve a tutti e ben ritrovati. Come detto nello scorso video, l'Epifania porta via anche l'anticiclone. Infatti, dopo una lunga persistenza dell'alta pressione, del bel tempo e delle temperature ben al di sopra delle medie, il Mediterraneo centrale diventa nuovamente crocevia di perturbazioni. Un primo impulso instabile sta agendo già in queste ore e lo farà tra oggi e domani. Guardate, un minimo di bassa pressione che si muove con la rotazione delle nubi attorno al minimo. Piogge che arriveranno in Puglia in maniera non uniforme, principalmente verrà interessato il Salento, ma poi guardando le immagini satellitari guardate come un secondo impulso di matrice artica arriverà sulla nostra regione e si farà sentire in maniera importante con un marcato calo delle temperature, piogge, vento e il ritorno della neve sulle vette più alte del subappennino, il tutto tra domenica e l'inizio della prossima settimana. Andiamo quindi con i dettagli e con la grafica per vedere proprio quello che accadrà in maniera dettagliata sulla nostra regione tra oggi e domenica 9 gennaio. Partiamo infatti con la giornata di oggi, venerdì 7 gennaio, avremo un aumento della nuvolosità su tutta la regione con piogge che interesseranno il territorio pugliese in maniera non omogenea. Infatti piogge più marcate interesseranno il Salento, dove pioverà sin dal mattino, mentre fenomeni più sporadici tra Foggiano e Barese, concentrati principalmente durante le ore pomeridiane. Farà più freddo ovunque, soprattutto sul Foggiano, dove avremo difficoltà durante le ore centrali del giorno ad andare oltre i 10-11 gradi. Ventilazione moderata dai quadranti settentrionali. Vediamo quello che accadrà domani, sabato 8 gennaio, quando al mattino avremo piogge che interesseranno in maniera sparsa tutto il territorio pugliese, dal Gargano fino al Salento, ma sarà un peggioramento che poi interesserà principalmente le zone meridionali della regione. Infatti già nel corso delle ore pomeridiane avremo un rapido miglioramento sul centro-nord del territorio pugliese, mentre l'instabilità rimarrà ancora relegata sul Salento, in particolar modo sull'Eccese orientale, dove continuerà a piovere fino a durante le ore notturne. Ventilazione dei quadranti settentrionali sarà di forte intensità, soprattutto sulle coste adriatiche, moderato invece la ventilazione altrove. Avremo ancora un'ulteriore diminuzione delle temperature che si farà sentire soprattutto sul Salento ed il Brindisino. Per quanto riguarda invece la giornata di domenica 9 gennaio, dopo una mattinata che vedrà alternanza di nubi e schiarite con freddo che si farà sentire sin dal mattino, temperature vicino allo zero sulle zone interne, intorno ai 3-5 gradi invece su quelle costiere, avremo un peggioramento deciso delle condizioni meteorologiche nel corso delle ore serali e notturne, con piogge che interesseranno tutto il territorio pugliese, piogge che saranno tra il moderato ed il forte come intensità, ed in particolar modo anche la ventilazione si farà sentire dalle ore serali e notturne in rinforzo sempre dei quadranti settentrionali. Attenzione, perché il calo delle temperature porterà anche al ritorno della neve. Dopo settimane di assenza, rieccola sulle zone più alte del territorio pugliese, tra il subappennino e il Gargano, dove nevicherà a partire da una quota intorno ai 6-700 metri. Questo è soltanto il preludio di un peggioramento che andrà avanti ancora nel corso dei prossimi giorni, tra lunedì e martedì, e infatti sul subappennino Dauno si attendono accumuli nevosi sin verso i 30-40 cm. Vi daremo conferma nel prossimo appuntamento meteo di lunedì. Grazie per l'attenzione e buon weekend!